Natale, potremmo dire, è verbo camminare. Natale è fare un cammino che non dura solo un giorno o non dura solo dal 25 dicembre al 6 gennaio, ma è un cammino di tutti i giorni, di tutti gli attimi, di tutti i tempi. Natale è un verbo di movimento. E Papa Francesco, proprio riprendendo la simbologia dei pastori e il loro andare verso questo bambino per adorarlo e riconoscerlo come l'Emanuele, il Dio con noi, dice queste parole, riprendendo proprio le parole dell'Evangelista Luca. Andiamo fino a Betlemme, dissero i pastori, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Così dicono i pastori, scrive Papa Francesco, dopo l'annuncio fatto dagli angeli. È un insegnamento molto bello che ci proviene nella semplicità della descrizione e quindi che tutti possono capire. A differenza di tanta gente intenta a fare mille altre cose, i pastori diventano i primi testimoni dell'essenziale, cioè della salvezza che viene donata. I primi testimoni dell'essenziale. L'essenziale quale per noi credenti? Gesù, che è la salvezza donataci dal Padre. Sono i più umili pastori, i più poveri che sanno accogliere l'avvenimento dell'incarnazione. A Dio che ci viene incontro nel bambino Gesù, i pastori rispondono mettendosi in cammino verso di lui, per un incontro di amore e di grato stupore. Amore e grato stupore, altre due belle parole che guardando il bambino di Betlemme dovremmo riscoprire in questo tempo di Natale. Semmai abbiamo mangiato ed è giusto anche questo, abbiamo festeggiato ed è giusto anche questo, abbiamo anche aiutato qualcuno ed è bello anche questo, ma quel bambino ci deve riscaldare il cuore, riaccendere dentro l'amore e deve procurare dentro di noi una qualità, ma anche un sentimento che oggi, ahimè, è quasi scomparso, cioè lo stupore. Noi stiamo perdendo la capacità di stupirci perché siamo distratti, perché abbiamo il cuore duro. E voglio chiudere con le parole ancora di Papa Francesco. È proprio questo incontro tra Dio e i suoi figli, grazie a Gesù, a dar vita alla nostra religione, a costituire la sua singolare bellezza che traspare in modo particolare nel presepe, che tutti oggi possiamo stupirci dell'amore, della speranza e delle cose semplici che comunque esistono in questa nostra tormentata ma bella storia. Io vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!